غابت لنا الشمس يا بن شعلة وريض روح معازيبي. Nel 67, quando la Cisgiordania e Gaza sono state appunto invase, nei primissimi giorni sono stati emessi questi ordini militari che hanno immediatamente passato la gestione delle risorse idriche sotto la gestione del Ministero della Difesa, quindi l'acqua è una questione di sicurezza. E le due disposizioni che sono state immediatamente date sono state la confisca delle risorse idriche, secondo, in conformità a una legge di nazionalizzazione dell'acqua che Israele aveva promulgato nel 59, no? Quando dice l'acqua è una proprietà pubblica dello Stato, dice dello Stato di Israele, per cui io invado e assumo l'acqua che diventa mia. E poi la proibizione di costruire infrastrutture idriche o scavare nuovi pozzi senza i permessi delle autorità israeliane. Quindi tutto quello che viene costruito senza permessi è considerato illegale. Il 90% delle richieste non viene accolta. Quindi colpisce molto che sono ordini militari del 67 che oltretutto si basano su dei parametri di popolazione e di richiesta di fabbisogno di acqua che oggi non sono più validi, ovviamente. Si costituì anche, ed esiste ancora, questo Joint Water Committee, un tavolo congiunto israelo-palestinese, ma è dominato da Israele. E l'autorità palestinese dell'acqua, che è proprio un ente tecnico di gestione nato nel 1993, si trova di fatto a dover negoziare tutto con Israele e a dover gestire una situazione, una fornitura che è insufficiente rispetto ai bisogni. Questo comporta ovviamente una disparità di quota di consumo d'acqua. Avrete letto mille volte che ci sono i famosi 70 litri al giorno per abitante per i palestinesi contro una media di 300 degli israeliani. Questi sono valori medi, perché se approfondiamo vediamo che circa il 10% della popolazione in Cisgiordania riceve meno di 30 litri per persona al giorno, che più di 30 villaggi ne stanno ricevendo meno di 10 litri, che i coloni ne consumano tra 400 e 700 e che il 40% delle comunità palestinesi non è servito da un sistema di distribuzione idrico. Allora, l'acqua bisogna comprarla, no? Perché ci battiamo dicendo l'acqua non è una merce, bisogna comprarla. Costi che arrivano anche a più di 4 euro al metro cubo, ovviamente nella stagione secca c'è il libero mercato, il prezzo sale, l'acqua c'è nemmeno a disposizione, con problemi di contaminazione, perché il camion in cisterna, lo stoccaggio in cisterne non è igienicamente sempre perfetto. Ma neppure l'acquisto delle quote d'acqua è libero, cioè non solo i palestinesi hanno un'imposizione sul numero di pozzi che possono scavare, sulla profondità da cui possono estrarre l'acqua. Allora tra i 100 e i 200 metri, gli israeliani anche oltre i 500, dove la falda acquifera è più stabile. Alcuni studi dicono che questo impoverisce e salinizza le falde più superficiali, ma anche la quota d'acqua che puoi acquistare. Da chi? Dalla NECOROT, la società nazionale israeliana che gestisce il 56% delle risorse idriche in Cisgiordania e il 98% nella Valle del Giordano. Ha 42 pozzi, prevalentemente nella Valle del Giordano, ma ovviamente serve, il suo scopo primario è servire le colonie. E quei villaggi che sono raggiunti dal sistema della NECOROT, gli impianti non vengono mantenuti e quindi abbiamo delle perdite di rete del 40%, ma a Turkana è anche del 60%. Concludo dicendo due parole sul muro. Il muro, appunto, sappiamo che divide i contadini dalle loro terre, oltre che da magari pezzi di famiglia, ma anche dalle fonti d'acqua. Sappiamo che nell'area di Kalkilia e Turkana, praticamente le maggiori fonti sono in quell'area lì e poi nella Valle del Giordano, in 2/3 circa sono lì, il muro ha inglobato 19 sorgenti. Ma
il muro, per essere costruito, ha delle fondazioni che entrano 2 metri nel terreno. Le tubazioni passano 85 centimetri, quindi hanno rotto tantissima rete idrica e non è stata ristrutturata e riaggiustata. E poi una cosa interessante, c'è una foto a un certo punto che si vede, le persone fanno fatica, i palestinesi, per passare il muro, ma le acque di scolo, le acque reflue, no. Israele fa entrare le acque reflue, le depura facendo pagare all'autorità palestinese il costo di questa depurazione e le utilizza per la propria agricoltura. I nostri amici dei comitati popolari ci hanno detto: noi paghiamo l'acqua Israele 3 volte, perché la accolgono e la depurano, perché la dobbiamo ricomprare depurata per la nostra agricoltura e quella che compriamo per l'uso umano. Forse riusciamo a intuire quello che spinge alcuni a dare proprio tutta la propria vita per essere a fianco a loro, a condividere fino in fondo questo tipo di esistenza. Per noi questi testimoni sono importanti e guardiamo a loro, ma sappiamo che loro non indicano se stessi, ci indicano una strada, no? La strada della carovana, la strada della ricerca, la strada della pace con la giustizia. Ecco, quindi grazie. Vediamo.